Back. Back to back con Gino Castaldo ed Emma Soccolma. Buonasera agli amici di allaround.net, al direttore Fabrizio Noto, a Tromba, a tutta la sua squadra. Buonasera anche a Silvia Giglioli, direttrice di vannizzagnoli.it, il cui presente è editore proprietario. E buonasera a TVB85, a Luca Vello, a Emanuele Pozzi, il plenipotenziario, il regista fornaio, ex fornaio. TVB85 Modena, bella avventura che ci sta dando grande fiducia e anche soddisfazione perché non siamo più da soli in maniera onanistica, no? Ma in maniera invece onirica. Andrò un giorno a casa di Gianni Gualdi, ma anche di Lorenzo Sani, se mi piglieravo, ho fatto la sua storia. Vedete che ci sono ancora luci, c'è luce qui in via Cassala, al Doriano Chierici, al Palau San Jordi. Back to back with Dino Castaldo ed Emma Stoccolma, Radio 2 o Radio 1, non ricordo. Back to back. Oh, Black Devil, eccoli là. Vediamo chi esce. Vediamo se riusciamo a inserirci. Bonaccini, dico bene? O no? Meno male. Da Sassuolo, ah. C'è ancora un custode, sì. Meno male. Vediamo se riusciamo a fare una ripresa. Signore, io sono un giornalista, mi lascia fare due immagini della palestra vuota? Sono venuto apposta. Vengo da tanti anni, un po' che non vengo. Ma dato che non c'è più nessuno, volevo andare a casa, Sì, Bravissima, grazie. Non ho avvisato per l'occasione, anche perché ho deciso in extremis, spero che per Davide Draghi non sia un problema. Buonasera al di là del nostro cazzeggio. Grazie. Come si chiama, signora? Sì, Anna, grazie. Dopo abbastanza tempo ritorniamo. Non siamo stati qui, non eravamo negli invitati della presentazione di Attilio Caie. E anche, no, direi solo di Attilio Caie. Buonasera dalla palestra di Via Cassala. Doriano Chierici, qui abbiamo raccontato mille volte, decine di volte, Massimiliano Menetti, Max, nella Eurocup, nell'imminenza delle finali scudetto, in tutto il percorso, tante volte, con le nostre divagazioni. Allora, senza sporcare il perché, facciamo un giro. È un percorso che non abbiamo mai fatto. E dico, eventualmente, se ci saranno problemi con Davide Draghi, toglieremo una parte, ma è un percorso inebriante. Non abbiamo più nulla con la chiusura del secondo canale YouTube, non abbiamo più nulla di Palazzetto dello Sport di Via Guasco. E questo è un percorso che non abbiamo mai, mai, mai fatto. Qui si allena Pallacanestro Reggiana, qui Attilio Caia, prima Antimo Martino, Stefano Pilastrini, Davis Cagnardi. Questo è il tempio di Pallacanestro Reggiana. Vedete le protezioni al tavolo, gli schemi. Parlo spesso di magia, altro che magia. Filippo Baldi Rossi, abbiamo incrociato prima Leonardo Candi, poi un paio di americani, anzi un americano, un giovane Bonaccini adesso. I palloni, ed è bellissimo. La signora Anna, col marito anni fa, il signore che ho visto qualche volta, il marito, no? No, niente. Esco di qua e grazie. È riservato ai soli tesserati, vedete. Quindi allenamenti di fatto a porte chiuse. Anni fa, ma adesso non indugiamo, facciamo vedere appena appena. Spogliatoio 1, spogliatoio 2, appena appena, non accendiamo neanche la luce. Proprio per non essere invadenti, invasivi, non essere troppo curiosi. Vedete, questi sono gli armadietti. A proposito, Dirty Towers, vedete, vietato entrare senza permesso, e gli spogliatoi, e adesso è il momento di andarcene. Grazie, salutiamo, ringraziamo. Minuti assolutamente inebrianti. Grazie Anna, grazie ad Anna, grazie a Pallacanestro Reggiana e il nostro più cordiale defibrillatore, il nostro più cordiale, a risentirci. Diecon, vannizzagnoli.it, tutto quanto, lo sapete, dedicato sempre a Silvia Giglioli, sempre
a chi ci segue con affetto, con simpatia, a chi magari sorride del nostro surreality show Night and Day, Night and Day. Saluto gli amici giornalisti più accreditati, più importanti, no? Quindi Francesco Pioppi, la Gazzetta dello Sport, il Resto del Carlino, e poi penso a Nicolò Valli, la Gazzetta di Reggio, Corriere dello Sport Stadio. Penso a Mattia Mariani, direttore di Telereggio, a tutto lo staff, al passato, Fabrizio Montanari, Ferruccio Landini, detto il Feroce, Luca Montanari, ma poi gli opinionisti, quindi mi sfugge purtroppo il nome di Tedeschi, mi verrà in mente, chiedo scusa, Tedeschi, e poi l'indimenticabile Franco Lauro, ma anche Massimiliano Mascolo, forse più al femminile, Alessandro Tiberti, le voci del basket, Linda Pigozzi, naturalmente Gazzetta di Reggio, quante conferenze stampa insieme, Gabriele Gallo, l'inviato spesso alla vigilia del coach con l'allenatore, appunto, Carlino, arbitro, insegnante, ma penso anche a Primo Montanari, una vita in Gazzetta di Reggio da collaboratore, Davide Burani, Carlino, poi un pizzico di Gazzetta, un assaggio, Daniele Varigli, la firma storica del Carlino, Andrea Ligabue, capo dello sport, Massimo Sesena, capo dello sport di Gazzetta di Reggio, Jacopo Della Porta, o Dalla Porta, Jacopo Dalla Porta, Alessandro Dalla Salda, Jacopo, vabbè, chiedo scusa a Jacopo. E poi appunto Teletricolore con la squadra Alessandro Caraffi, con Lorenzo, con Chierici, di cui in questo momento mi sfugge il nome di battesimo. Buonasera, quindi buona stagione. Poi Matteo Meli, l'orefice, il gioielliere che firma su dailybasket.it, non so se ancora, non credo anche quest'anno, ma l'ideatore di Pallaconestro, bella bella avventura. Buonasera a tutti voi e un grazie per averci seguito. Buonanotte da Viadua, Reggio.